sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. La scorsa settimana siamo stati a Foiano a parlare con un nostro amico al quale hanno portato via il ciclomotore all'interno di un parcheggio che aveva le telecamere. Qui siamo a Foiano, quindi vicino alla casa famiglia, dove tutti i giorni mia figlia parcheggia il motorino. E una sera è venuta e non c'era più, quindi qui ci sono le telecamere. Siamo andati dai carabinieri e dai vigili e non mi hanno saputo dare una risposta, e allora io chiedo se c'è la sicurezza, come si fa, ecco, perché se uno non riceve una risposta che gli ha rubato il motorino, poi so di un altro episodio, sempre di una macchina che è stata urtata in un parcheggio, e anche lì quella persona lì è andata a chiedere informazioni e non gli è stata data una risposta. Io mi auguro che, insomma, che prima o poi venga fuori quello che ha fatto il malfatto. Ci sono le telecamere, lo ribadiamo, lui ha fatto regolare denuncia, ma ad oggi nessuno gli ha detto se queste telecamere sono in funzione, sì o no. Beh, io credo, insomma, l'amministrazione ha messo su delle telecamere in certi punti di Foiano, quindi io, anche qui, vedi, ce n'è una qui, quindi io non so, i soldi sono stati spesi, io mi auguro che funzionino per il bene del cittadino. Sì, e lì mi è stato detto che anche lì ha chiesto informazioni, ma non è stata data una risposta, insomma. Io mi auguro che questi soldi spesi per queste telecamere no, prima o poi verranno fuori. Ormai io a questo punto qua io credo che il motorino sarà di sa dove sarà, insomma, quindi anche perché ormai ne ho preso un altro, quindi perché mia figlia gli serviva per andare al lavoro, però insomma io mi auguro che se le telecamere funzionavano che prendano il responsabile, insomma. Beh, sa, quello per furti si sa come funziona in Italia, o perché sono piene le carceri, oppure perché non li vogliono tenere in carcere e la mattina sono fuori. E quindi anche i carabinieri e le forze dell'ordine sono stancati anche di arrestarli, perché alla sera sono dentro e la mattina sono fuori, quindi l'Italia funziona così. E poi ci siamo spostati in un altro parcheggio dove una signora una mattina ha ritrovato la macchina danneggiata. Anche qui ci sono le telecamere, ma anche in questo caso nessuno sa dirci se funzionano o no. Sono andata a ritirare la mia macchina al parcheggio e l'ho trovata drusciata tutta da una parte. Ho sentito i carabinieri, i vigili urbani mi hanno detto di fare una denuncia dai carabinieri per visionare le telecamere che sono state messe dal comune. E ho fatto la mia denuncia tramite carabinieri e tutto il resto e non ho mai avuto una risposta. Sono passati un mese e mezzo, quasi due, e la mia macchina ancora è ciombata e non ho avuto risposta né dal comune né dai carabinieri. La domanda è sempre la stessa, ma queste benedette telecamere funzionano o no? Sono praticamente sull'angolatura del parcheggio dove era posteggiata la mia macchina. Ma se visto che sono telecamere a 360 gradi fossero state in una posizione nel quale in quel momento non fosse visionata la mia macchina, potevo avere una risposta e dire purtroppo nel momento in cui è stata battuta non era la telecamera girata in quella direzione, non si vedeva, ma io non ho avuto nessun tipo di risposta. Restate con noi, a tra poco ci sarà la replica del vice sindaco di Foiano. Siamo a Foiano, ci siamo occupati di questo problema già la scorsa settimana, ma siamo qui per prendere la replica del vice sindaco, la risposta a questi due cittadini che si domandano se le telecamere poste nei parcheggi dal comune di Foiano funzionano o no. Sentiamo. Sì, allora è molto semplice. A Foiano attualmente ci sono 27 telecamere di videosorveglianza. Con il nuovo progetto che abbiamo fatto siamo andati ad aggiungere 17 nuove telecamere di videosorveglianza e tutte ovviamente sono funzionanti, sono sempre state funzionanti, a parte qualche momento in quest'estate in cui siamo andati a riorganizzare
le vecchie telecamere per portarle alle nuove, quindi c'è stato sicuramente qualche momento in cui qualche telecamera o non era allineata al software perché c'era un aggiornamento, oppure proprio era stata staccata per portarla poi a nuova riparazione. Quindi se c'è stato qualche problema è stato per questo motivo, quindi per un miglioramento, per una miglioria di tutto il sistema. Attualmente ad oggi abbiamo 44 telecamere di videosorveglianza sparse su tutto il territorio comunale, che per un paese di 9.600 abitanti è pro capite una cosa molto importante, un progetto molto importante da tenere in considerazione, quindi questo è quanto. Ovviamente poi le telecamere di videosorveglianza, come in tutto il mondo, non è che controllano 360 gradi tutto il paese, rimarranno sempre degli spazi di buio, di vuoto, quello è normale, però con le 17 nuove in HD, in nuova generazione che abbiamo installato, siamo riusciti a coprire anche altri molti obiettivi sensibili, giardini, le scuole, parcheggi, insomma, dove c'era stato anche qualche problema, quindi insomma il progetto è molto ambizioso e sta andando a definirsi. Allora, vice sindaco, che risposta diamo a questi cittadini? No, certo. Tutti i fatti, diciamo, che succedono di problemi alla quiete pubblica, ovviamente dobbiamo drizzare le orecchie e darci occhio. Tutto non si può guardare, non si può vedere, però insomma è un importante disincentivo alla criminalità questo progetto di nuova videosorveglianza. Tra l'altro, anche parlando con la stazione dei carabinieri di Fogliano, che ci tengono sempre aggiornati, per il 2016 c'è stata una diminuzione anche di furti, di problemi, diciamo, cittadini a Fogliano, così come in tutta la Val di Chiana e credo, se non sbaglio, anche nella provincia di Arezzo. Quindi diciamo che i problemi ci sono e vanno evidenziati, bisogna stare attenti, però insomma ancora siamo un piccolo paese, una piccola vallata dove ancora si può stare piuttosto tranquilli, però ovviamente bisogna sempre stare attenti a tutto. Beh, per oggi credo che sia tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.